una festa sottotono, malumori e polemiche per le celebrazioni in onore di Sant'Alfonso Maria dei Liguori e a Pagani da cittadini e rappresentanti politici ed amministrativi. Luminarie pari a zero, eventi poco consoni allo spirito alfonsiano, poche presenze per una piazza semideserta con bar e locali dai tavoli vuoti. Dure le parole della consigliera d'opposizione Anna Rosa Sessa, secondo la quale la festa è apparsa meno di una sagra di paese. A dare la giusta eco al dottore della Chiesa quest'anno ci ha pensato Papa Francesco, che proprio nel giorno di Sant'Alfonso ha nominato padre Alfonso Amarante, redentorista e paganese, arcivescovo e rettore dell'Università Lateranense, ed i padri redentoristi con festeggiamenti religiosi degni di nota, culminati nella solenne e significativa celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Semeraro. Insomma, festeggiamenti civili nell'occhio del ciclone, culminati con lo scontro tra il sindaco Lello De Prisco ed il comitato festeggiamenti. Il primo cittadino, al termine del concerto con Cricca in piazza Sant'Alfonso, ha annunciato che dal prossimo anno l'amministrazione si farà completamente carico dell'organizzazione del programma civile. Il comitato festeggiamenti ha voluto dire la sua. Anche quest'anno una bellissima festa, c'è stato tanto lavoro da parte del comitato festeggiamenti Sant'Alfonso. Innanzitutto mi va di ringraziare tutti gli sponsor che anche quest'anno ci hanno accompagnato affinché si potesse rendere viva la festa, e anche tutte le persone che hanno partecipato con l'acquisto dei biglietti della lotteria. Noi quest'anno come comitato siamo anche intervenuti all'interno dei festeggiamenti civili, infatti ci siamo occupati delle luminarie, anche se lì potremmo aprire una parentesi, perché quest'anno il proprietario dell'azienda ha avuto grosse difficoltà per il montaggio, perché aveva mancanza di personale, quindi non ha potuto rispettare quello che noi gli avevamo chiesto. In realtà noi avevamo chiesto le luminarie in piazza Sant'Alfonso, le luminarie in tutta via Cisarano, le luminarie via San Domenico e le luminarie via Marconi. Lui per problemi aziendali è riuscito soltanto a farci le luminarie a piazza Sant'Alfonso. Poi siamo intervenuti nella seconda serata con il concerto dei Rois, che è stata una serata offerta e pagata dal comitato, quindi luminarie e la prima serata l'abbiamo offerta noi. Ci siamo occupati di tutti i biglietti della lotteria, quindi di tutti i premi che ci sono stati, che comunque hanno un costo di 1.350 euro. Abbiamo anche reso possibile quest'anno quei bellissimi fuochi d'artificio che ci sono stati, con una spesa quasi di 2.000 euro. Quindi quest'anno il comitato, insomma, si è dato da fare. Poi il giorno 1 con la celebrazione insieme al cardinale Semeraro, insomma, abbiamo partecipato anche lì con tutti gli addobbi del palco e tutto quello che c'era da fare. Ovviamente c'è stata anche qualche critica. Chi non fa niente non sbaglia, noi ci siamo impegnati, abbiamo messo a disposizione dei fondi, abbiamo operato per quasi 13.500 euro. Ovviamente tutto quello che io adesso sto dicendo sarà pubblicato mediante un bilancio all'interno della Basilica, perché per quanto riguarda noi del Comitato deve essere tutto trasparente. Volevo solo aggiungere, ieri sera sentivo il sindaco dal palco durante il concerto, che l'anno prossimo la festa la faceva il sindaco, quasi un po', insomma, modi di denigrare o di rimprovero il comitato. Io innanzitutto mi dispiace che il sindaco possa fare un'affermazione del genere. Ovviamente prendo atto della notizia e il comitato, proprio in funzione di quello che è stato detto ieri, per l'anno prossimo sicuramente si sentirà molto più alleggerito di spese, in quanto sarà tutta l'amministrazione ad occuparsi direttamente di tutti i festeggiamenti civili. Quindi a noi rimarrà la celebrazione del 1° di agosto, che a questo punto sarà ancora più importante rispetto agli altri anni.